Questo brano del Vangelo si colloca nel capitolo dove si parla delle beatitudini, la legge nuova che propone Gesù e che può essere vista anche, cioè, può essere vista come la legge del compimento. La legge di cui sta parlando Gesù, infatti, è la legge dell'amore, che apparentemente sembra quella più semplice, ma che in realtà è quella in cui il fine ultimo è più impegnativo, ovvero dare la vita per i propri amici. E per dare la vita bisogna avere una grande disciplina, non ci si improvvisa uomini di fede. Come uno sportivo, infatti, non vince una gara per simpatia, ma grazie al proprio talento, allenato di continuo e seguendo regole ben precise, che hanno proprio lo scopo di tirare fuori il meglio dell'atleta, così anche per l'amore, che senza regole è destinato a finire, e così anche per la fede, che senza regole è destinata a spegnersi. La capacità del cristiano deve essere quella di fare tesoro delle regole, senza però diventarne schiavi, comprendendo l'efficacia della fatica, senza però fermarsi a essa. Gesù è il più grande allenatore di umanità che la storia abbia avuto, ci mostra la strada, il motivo e il compimento proprio lì dove noi sperimentiamo solo limiti, cadute e fallimenti. Infatti Gesù è un rivoluzionario al contrario, per cui per lui la legge è un trampolino di lancio per costruire la vita nuova di ognuno di noi.